Andiamo avanti adesso con l'ultima interrogazione all'ordine del giorno. Era un'interrogazione rivolta all'assessore Paparelli, assente con giustificazione da questa seduta, alla quale risponderà gentilmente l'assessore Cecchini. A presentarla è la consigliera Liberati, almeno 150 vertenze occupazionali in Umbria secondo CGIL, forti tagli dei posti di lavoro in Nestlé, Perugina, Colussi, Gruppo Novelli e altre imprese operanti nel settore agroalimentare in Umbria. Urgenti e concrete risoluzioni della Giunta regionale del Governo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Sì, con questa interrogazione noi vorremmo avere degli aggiornamenti dalla Giunta su tre situazioni di grande preoccupazione per la nostra regione legate al comparto agroalimentare, che sono appunto la Nestlé, la Colussi e il Gruppo Novelli. Sono tre delle tante, delle 150, sembra 150 vertenze occupazionali in Umbria a dispetto della tanto declamata grandezza dell'Umbria che sta risolvendo i problemi, quando invece si ricorda da dati Istat che l'Umbria è la peggiore regione d'Italia sia in termini di PIL sia in termini di occupazione. Allora, queste tre vicende, partendo da quella del gruppo Nestlé, sembrerebbe, da notizie di stampa abbastanza fresche, che ci sia una riduzione di personale, così suddivisa, 200 part-time, quindi 200 part-time stagionalizzati, 150 al 50% e 50 al 75%, 80 ricollocamenti in altre imprese, 30 prepensionamenti e 70 esuberi. Sembrerebbe, perlomeno che non ci siano informazioni sui nomi delle imprese dove i lavoratori dovrebbero essere ricollocati e soprattutto a quali condizioni contrattuali. Ricordiamo che un anno e mezzo fa c'erano grandi promesse, 60 milioni di investimenti in 3 anni, un prodotto che riguardava, diciamo, dove si doveva rilanciare il famoso bacio, nessun esubero, una serie di promesse che non voglio stare qui a ricordare e abbiamo detto già in diverse occasioni. Oltre alla situazione problematica appunto di questa grande azienda, storica azienda, abbiamo la Colussi a Pedrignano d'Assisi, anche qui la situazione è grave. A novembre 2017 è stato siglato un discutibile accordo con i sindacati che prevede un esubero di ben 59 operai, 5 impiegati interni e 5 esterni. A inizio gennaio sarebbero partite delle lettere di licenziamento per 40 persone. Mentre 19 sarebbero i cosiddetti esuberi volontari con modesti incentivi economici. Oltre questo c'è il discorso dell'azienda Novelli, anche qui ne abbiamo trattato in diverse occasioni, sembrerebbe che c'è stato il fallimento degli alimenti italiani della famiglia Greco. Licenziamento di 6 persone impiegate a Terni, tre, dopo i 30 licenziamenti, no, 6 persone a Spoleto e dopo i 30 licenziamenti di Terni. Pochi giorni fa i lavoratori della cassa integrazione straordinaria 0 ore hanno fatto un nuovo comunicato stampa, chiaramente sollevando una serie di problematiche. Intanto, in primo luogo, il fatto che tanto bene sono state segnalate le persone che hanno aderito allo sciopero sindacale da mettere in cassa integrazione a 0 ore. Sembrerebbe che nella riunione al Mise addirittura abbiano festeggiato un anno di buona gestione della famiglia Greco, senza forse accorgersi che questa società aveva fallito, l'Alimenti Italiani aveva fallito. E allora, tenendo conto di tutte queste gravi situazioni, noi vorremmo sapere qual è attualmente lo stato di tutela delle maestranze e delle produzioni su Perugina, Colussi e ex Novelli, pretendendo il rispetto sia dei patti siglati e dei diritti sanciti dalle Costituzioni, chiaramente anche dallo Statuto della nostra Regione. E quanto alla Perugina, in particolare, si prega di chiarire cosa intenda fare la Giunta per sostenere tangibilmente il progetto di Workers' Buyout tramite costituzione appunto di cooperativa voluta dagli ex dirigenti dell'azienda e legata alla possibile produzione di prodotti storici non più realizzati, che potrebbe portare alla riassunzione, alla rioccupazione di alcuni lavoratori in esubero. Grazie. Grazie, prego, a rispondere sarà la Presidente Marini. Grazie. Questa interrogazione mette insieme tre vicende che hanno una loro autonoma, distinta specificità,
e che non possono essere ricondotte ad un unico quadro, come ha fatto un po' mettendo insieme mele e pere la consigliera regionale. Intanto perché, per quanto riguarda la Colussi e la Nestlé, non siamo in presenza di crisi aziendali, ma siamo in presenza di gruppi industriali che hanno capacità finanziaria, economico-produttiva e mercato. E pertanto queste due vicende le stiamo affrontando in maniera distinta. Una peraltro lei saprà che è stata chiusa da un accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, e quella di Colussi, dove i lavoratori hanno svolto un referendum aziendale, hanno sottoscritto un accordo con la proprietà dell'azienda e hanno condiviso anche il percorso di investimento. È evidente che questo non nasconde l'impatto sociale anche di queste ristrutturazioni. Lei sa qual è la nostra posizione molto chiara, anche molto netta, che abbiamo espresso nei tavoli e sulla stampa, che è stata sempre quella di affrontare il tema delle ristrutturazioni aziendali, della loro trasformazione tecnologica, degli investimenti di Industria 4.0, del digitale, che sarà un tema dell'oggi ma anche dell'immediato futuro, evitando che l'impatto della modernizzazione e dell'innovazione si traduca essenzialmente in un impatto sociale a carico esclusivo dei lavoratori. E questo è il tema per cui Nestlé e Colussi vanno affrontate non sul versante delle crisi aziendali, ma degli investimenti e delle ristrutturazioni, anche delle trasformazioni tecnologiche che impattano in maniera rilevante anche sull'occupazione e sui lavoratori. Nel caso specifico di Colussi, che è l'unica chiusa con l'accordo sindacale ad ora, una parte dei lavoratori hanno sottoscritto l'accordo di fuoriuscita volontaria, accettando in questo caso con le dimissioni volontarie l'incentivo economico che l'azienda ha messo a disposizione dei lavoratori. Un altro gruppo ha accolto l'incentivo che si unisce al NASPI, che è la misura prevista di ammortizzatore sociale che è prevista dall'attuale normativa. Inoltre, dato che l'azienda, e questo è il punto che noi abbiamo chiesto del rispetto, che l'azienda ha messo a disposizione anche un soggetto volto al ricollocamento professionale dei lavoratori non più impiegati all'interno della fabbrica, abbiamo dato anche la disponibilità ad affiancare con strumenti della formazione professionale questo percorso di ricollocamento. Quindi nel caso di Colussi siamo in una vicenda che si è chiusa con la sottoscrizione dell'accordo da parte delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. Nel caso di Nestlé, dove è aperto un tavolo nazionale, perché siamo in presenza di un interlocutore multinazionale e anche di una grande azienda, perché abbiamo sempre ritenuto, sia la Regione che il Comune di Perugia, che la sede ministeriale fosse anche una sede adeguata al confronto con il gruppo Nestlé, che possiede altri stabilimenti produttivi del settore alimentare in Italia e della distribuzione alimentare, ma anche della produzione, e si è tenuto un incontro proprio la settimana scorsa, dove si è aperto uno spazio possibile di confronto tra le organizzazioni sindacali e l'azienda, volto a ragionare non tanto sul tema degli esuberi quanto sul tema della organizzazione del lavoro, proprio con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'impatto sociale dei lavoratori, di una ristrutturazione anche questa che non è caratterizzata dal segno della crisi ma dal segno degli investimenti e della riorganizzazione tecnologica. Questo sarà il tema, cominciamo dalle grandi aziende, ma sarà il tema di tutti man mano che il processo di Industria 4.0, della robotizzazione, della digitalizzazione, aprirà un tema della ricollocazione dei lavoratori all'interno delle fabbriche.
Abbiamo auspicato in maniera molto netta che l'azienda si renda disponibile, il gruppo proprietario, a ragionare sui punti posti dalle organizzazioni sindacali, che sono proprio quelle dell'organizzazione del lavoro e anche dell'orario di lavoro, degli strumenti incentivanti che possiamo mettere in campo con l'obiettivo di far permanere il maggior numero possibile di lavoratori all'interno della fabbrica, e anche con una seria politica di ricollocamento che non può essere quella immaginata esclusivamente sull'impatto sulla rete commerciale e di apertura dei nuovi presidi commerciali del territorio. Peraltro la vertenza Nestlé è aperto il tavolo nazionale, è riconvocato per la metà di febbraio. Ovviamente le istituzioni accompagnano il percorso anche di confronto delle organizzazioni sindacali col management e con la proprietà dell'azienda. Il nostro obiettivo ovviamente è quello della salvaguardia non solo dei posti di lavoro ma anche della prospettiva industriale della fabbrica. Questo è il tema, il cuore che interessa i lavoratori ma interessa anche le istituzioni, cioè quali sono gli investimenti di medio e lungo periodo che Nestlé intende realizzare nel sito produttivo di San Sisto, anche alla luce della riorganizzazione dei siti produttivi europei che Nestlé sta portando avanti. Quindi questo secondo tavolo, che è un tavolo che ha queste caratteristiche, è in corso, sono in corso i confronti, la Regione la sta affiancando. Se mi chiede qual è l'opinione, che non credo sia questo il tema, perché non è io che debba esprimere opinioni, io credo che un grande sito produttivo che ha bisogno, che occupa di fatto più di 1000 persone fisicamente, di tecnologie e di mercati, può avere una prospettiva industriale di futuro se dietro c'è un gruppo economico, industriale e finanziario. Chi va a raccontare ai lavoratori balle che è possibile sostituire ad un gruppo industriale capace industrialmente, che ha una rete commerciale di scala globale e che è finanziariamente robusto, con un soggetto economico privo di finanza o addirittura immaginando che la finanza sia pubblica, come se stessimo ricollocando una piccola aziendina di 5 lavoratori, è un modo per non affrontare in maniera seria il tema del futuro e della prospettiva di Nestlé. Nestlé peraltro in nessun tavolo ha mai posto il tema che intende rinunciare alla proprietà di San Sisto e dello stabilimento, almeno né nei tavoli nazionali né nei tavoli regionali. Se voi avete informazioni riservate, peraltro Nestlé è un grande gruppo quotato in borsa, credo che non potreste avere notizie così riservate, le valuteremo. Ma ad oggi, se volete sapere la mia opinione, aggiungo, come l'abbiamo espresso per AST, come l'abbiamo espresso per i grandi gruppi industriali quando fanno il passaggio proprietario, noi la prima cosa che verifichiamo è che sia l'interlocutore acquirente sia un altro gruppo industriale con capacità finanziaria e con capacità commerciale di scala globale. Quindi questo è il tema su Nestlé, che oggi non è il tema all'ordine del giorno, perché Nestlé addirittura nel suo board ha finanziato investimenti sul suo sito produttivo e ha ufficialmente, né in sede di governo né in sede di regione, mai chi ha rappresentato l'azienda anche ai massimi vertici ha indicato che nel breve periodo, poi nel medio e lungo periodo tutto è possibile, che nel breve periodo ci sia una ricollocazione proprietaria di questo asset. Il nostro interesse è che Nestlé continui a credere nello stabilimento di San Sisto, come ha creduto per esempio nelle acque minerali, facendo di San Pellegrino un marchio di scala globale. A noi interessa molto che la prospettiva che Nestlé dica di fare di Bacio Perugina il marchio globale con un'operazione commerciale analoga a quella che è stata fatta per acque minerali San Pellegrino. Siamo molto interessati a capire se San Sisto può essere un punto di riferimento anche della produzione del cioccolato che oggi Nestlé realizza in altri presidi di scala europea e mondiale, e se noi possiamo essere un punto di riferimento industriale a fabbrica di San Sisto. Cioè il sindacato, la regione ed il comune
si, insieme al governo, Presidente, si confrontano con Nestlé su questo livello. Chiudo, le informazioni su Novelli sono quelle già note ai consiglieri. L'unica, voglio dire che questa è una vicenda gestita direttamente dal tavolo nazionale, perché il gruppo Novelli è un gruppo nazionale, quindi nonostante la grande rilevanza per il nostro territorio e l'impatto sul nostro territorio, è un gruppo nazionale, quindi accanto alle vicende giudiziarie che hanno contraddistinto il gruppo, compresa la non l'ultima non autorizzazione, la Regione non solo sta seguendo con molta attenzione, un nuovo incontro è fissato per il 24 gennaio al Ministero dello Sviluppo Economico, che noi seguiamo e presidiamo, e anche su questo, se interessa la nostra opinione, noi sin dall'inizio abbiamo sempre espresso l'opinione che qualora la decisione sul futuro del gruppo Novelli non sia più quella della unitarietà del gruppo, siamo molto interessati, perché ci sono soggetti economici e produttivi interessati a capire nel territorio dell'Umbria, sulla parte produttiva umbra, ma questa prospettiva non è stata mai consentita, perché il gruppo è gestito in maniera unitaria in tutte le sue parti a livello nazionale, ma se volete anche un'opinione della giunta regionale, è evidente che per alcune parti produttive, in modo particolare quelle localizzate nel territorio della nostra regione, che attengono alla parte dei panifici, attengono alla parte del zootecnico e degli allevamenti, noi sappiamo che ci sono gruppi economici interessati a questa parte del gruppo Novelli, motivo per il quale nei tavoli nazionali abbiamo sempre rappresentato un punto di vista che è questo, anche di salvaguardia del nostro territorio. Presumibilmente i confronti che si aprono dopo le decisioni giudiziarie, a nostro avviso, possono aprire uno spazio nuovo possibile, industriale ed occupazionale, distinto anche per la nostra regione e per i lavoratori del gruppo che insistono nella nostra regione. Grazie, effettivamente ho concesso molto tempo alla Presidente per rispondere, ma è un tema molto... Ha perfettamente ragione, sono temi che avrebbero bisogno di tempi ancora più lunghi per poter essere chiariti, e magari sollecito di nuovo i nostri consiglieri a distinguere le tematiche da interrogazione rispetto a quelle da mozioni, eccetera, perché poste così impongono una tempistica più ampia che spesso ci sottrae alla possibilità di avere la ripresa che sta a cuore a tanti di noi. Se vuole giustamente replicare, prego. Soltanto per ringraziare la Presidente di aver esposto questa vicenda, di aver consentito che fosse chiarito qualcosa in più. Devo dire che non sono molto d'accordo sul tema della Colussi, perché ci sono 19 esuberi volontari incentivati, quindi, ma 40 sono veri e propri licenziamenti, con scivolo, senza scivolo, eccetera. Quindi sono posti di lavoro persi. Per quanto riguarda Perugina, è chiaro che la Regione, differentemente da alcune affermazioni che furono rese anche qui dentro da colleghi della maggioranza, la Regione non pare credere al tema dei workers buyout, e quindi ha la possibilità da parte di una cooperativa di ex dipendenti, dirigenti, di mettersi in piedi. E quindi ci rimettiamo a quel grande gruppo industriale e finanziario evocato dalla Presidente di Regione, che però al momento non fa altro che destare preoccupazioni, licenziando, annunciando di voler licenziare centinaia di persone o ridimensionando comunque fortemente lo stabilimento produttivo, senza chiarire le prospettive appunto produttive. E devo dire che questo non pare di conforto, anzi è davvero qualcosa che ci mette ulteriormente nelle peste, in una regione che rischia di perdere 1000 posti di lavoro nell'agroalimentare. Questo era stato detto quest'estate e questo è ciò che si sta purtroppo verificando. Credo che forse sarebbe bene pensare ad altre forme di approccio con queste multinazionali, che peraltro non vedo perché non debbano rispettare, come dire, delle regole di civiltà minima tra persone, tra cittadini. Sono sempre più veramente sui iuris e lo dimostrano ogni giorno. Quanto al caso della Novelli, Alimenti Italiani, Y Greco, devo dire che la famiglia è sparita dai radar,
qui dovevano essere ascoltati, non è stato più possibile rivederli, e qui pure siamo dinanzi a una gestione clamorosa. Non ho capito, non si capiscono i motivi per cui, a fronte di ciò che ha affermato la Presidente Marini, cioè che esisterebbero acquirenti credibili, poi abbiamo avuto questi acquirenti, questi potenziali acquirenti, e quindi ci troviamo a dover affrontare una vicenda di crisi estesa che non pare affatto facile da risolvere, è lontana dall'essere risolta, tra l'altro con di nuovo un cortocircuito politico-amministrativo, giudiziario, che non fa altro che appesantire la vicenda generale dell'Umbria, dei posti di lavoro in Umbria. Grazie. Bene, abbiamo concluso la seduta del Question Time. Buona giornata a tutti.